Buongiorno mondo. Una ragazzuola, buongiorno. Beh, raga, niente insetti, niente mosche. Non è entrato niente, forse c'è qualcosa sotto al telo. Lo so. Ho dormito benissimo questa notte, davvero molto molto bene. Il posto è una meraviglia, davvero tranquillo. Mi sono già fatto il mio caffè, c'ho pure il tavolino, mamma mia, mi dispiace andarmene via di qua. Comunque sia, a parte questo, non ho trovato nessun insetto nella tenda, nessuna formica mi ha camminato addosso durante il sonno, ormai ce l'avevo fatto l'abitudine. E quindi posso dire che il telo che abbiamo messo la scorsa volta ha funzionato, e sicuramente qualche insetto è entrato all'interno dai buchini che ci sono sotto, ma non avrà trovato niente e se ne sarà andato via di nuovo. Sapete come sono le formiche, no? Entrano, trovano una cosa, vanno a chiamare tutte le altre e poi vengono tutte insieme. Questa volta zero totale. Adesso chiudo il tutto, non lo tocco, lascio stare così come sta, chiudo la tenda, metto a posto, così quando la apriamo il telo sarà già nella sua posizione. Yes! Ho ripreso il cammino e niente ragazzuoli, andiamo e vediamo che ne viene fuori. È da 15 km che cammino e sto ancora qua. Sto girando pian piano tutto sto benedetto lago. Sono partito da lì in fondo, sto facendo un giro enorme e guarda. Ma mi devo. Ma devo dire che è una zona davvero caratteristica e piena zeppa di gente qua. Oggi ci piazziamo qua con la tenda, tanto non c'è nessuno. E... come te la fida? Mamma mia raga, porca miseria, tutta la settimana ma la sto passando così, io in mezzo alla nebbia. Che roba! Cioè guardate qua! Mamma mia! Mi trovo più o meno a 160 metri sul livello del mare, non ci sono laghi, non c'è niente. Dove mi trovo ora? Data la vegetazione bella verde, ci sono anche le canne, credo che più o meno qui sia sempre così. Direi che forse ci siamo. Vediamo qua se troviamo un buon posto. Credo ci siano un po' di cinghiali qui, ci sono un po' di buche scavate. Mamma mia, guarda qua. E vabbè, se ci sono già le buche è difficile che ripassino di nuovo. Ho aperto la tenda e ragazzuoli, ho messo anche una piccola copertura, in questo caso utilizzare la mia asciugamano, proprio in cima alla tenda. Perché faccio questo? Perché in queste condizioni, se dovesse essere così per tutta la notte fino a domani mattina, la tenda sarà completamente bagnata, ci sarà della condensa, e per evitare l'effetto gocciolamento, cioè quelle gocce, per chi dorme in tenda lo sa che ogni tanto ci cadono in testa, ci cadono su tutto il corpo nonostante la tenda sia impermeabile, ci mettiamo una copertura proprio qui in cima. Domani questo sarà completamente bagnato, zuppo, mentre sotto qua, nel punto dove solitamente si forma la condensa, sarà completamente asciutto. Questo sempre appunto se resta in queste condizioni qua. Oh! Buon appetito e piatto pulito. Oh.
Ok, per oggi basta così. Ci vediamo tra un po'. Ha funzionato. Che peccato, anche oggi le condizioni sono queste. Mannaggia. Direzione Nazaré. Facciamoci questi ultimi chilometri. Vediamo se la nebbia pian piano va via. E vediamo anche oggi che ne viene fuori. Andiamo. Non vorrei sbagliarmi, ma questo dovrebbe significare bella vista. C'ha ragione. There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. Ma è un posto stranissimo qua, eh? Praticamente c'è la bassa marea e guardate, si sono create delle spiagge dove giocano i bambini. È carina la cosa. Raga, questo posto è una roba assurda, ma quanto è bello qua. Mamma mia, che meraviglia! Si vede poco, ma si vede il giusto. Forse ho sbagliato strada. O forse semplicemente da qui non passa più nessuno da tanto tempo. Ok, semplice. Ragazzuoli, ci siamo, manca pochissimo, però già da qui si intravede finalmente Nazaré. Ci sono un po' di nuvole, c'è un po' di nebbia, però si intravede già il centro abitato. Dai, dai. Stavo pensando di fermarmi qualche chilometro prima, di piazzare la tenda, di andare a Nazaré e poi ritornare di nuovo dove abbiamo la tenda piazzata, o di superare Nazaré una volta visitata la città e di trovare poi il nostro punto di sosta, perché pensavo di non trovare niente all'interno dove sostare, però ho visto che a 2 chilometri più o meno dal centro abitato dovrebbe esserci forse un camping, con la speranza che sia aperto, dove poter posizionare la tenda. Quindi lo sto raggiungendo e se tutto va bene forse oggi ci fermiamo lì e poi corriamo a visitare il centro abitato. Eccolo qua, ci siamo quasi. Raga, mi è andata bene. 2 giorni, ho speso 28 euro, quindi il prezzo non è male. 14 euro al giorno. E il camping è abbastanza carino, ci sono un sacco di casette. Dovrebbe esserci un sacco di... c'è questo qua che fa casino e dovrebbe esserci anche un sacco di spazio per posizionare la tenda. Adesso devo trovare il posto che più mi piace. Mi sa che ho fatto giusto in tempo perché sta arrivando il maltempo, raga. Lì in fondo sta piovendo, anche qui è iniziato a cadere qualche goccia e meno male. E niente, oggi mi sa che la finiamo così e domani poi visitiamo Nazaré. Mi sa si ciotti a zi mangiare. Ci mancherebbe che non mi mangio i fagioli.
fagioli incastrati te pozzano. Un filo di olio. Mamma mia, che bontà. Ma dove la trovate una cucina più buona di questa? Ovunque. Ah, mo sì. E stasera tuoni e saette. Buon appetito a piatto pulito. Mo mi metto a riposare e domani riprendiamo. A dopo. Buongiorno. Direi che oggi è la giornata perfetta, finalmente, per visitare il nostro centro abitato. Raga, non c'è manco una nuvola. La nebbia non c'è, non esiste più, c'è soltanto il sole, c'è tanto, tantissimo vento. Ah, meno male. Vabbè. Ah, va, faccio mercato qua. Praticamente Nazaré si può dire che è divisa in tre parti, in tre zone. C'è la zona, questa qui, che si trova sul lungomare, poi c'è la zona alta, da dove siamo scesi, e poi c'è il promontorio, che secondo me è la parte più caratteristica del posto. Lì c'è anche una specie di ferrovia con dei trenini che vanno su e giù, che portano le persone, ed è caratteristica perché, a parte che c'è un bel vedere da dove si vede tutta la cittadina, ma c'è anche un faro lì in fondo che viene preso come punto di riferimento e di divisione della zona. Perché dico questo? Perché da quel che ho capito, da questa parte del faro la spiaggia è molto tranquilla, le onde sono abbastanza basse, no? E dall'altra parte del faro ci sono quelle onde che hanno reso famoso questo posto. Adesso cerchiamo di andare su per il promontorio, visitiamo tutta quella zona bella alta alta, raggiungiamo il faro e continuiamo. Look out, here she comes. Woman that I love. Mamma mia, raga. Guardate già da qua. Che spettacolo. La spiaggia è davvero molto, molto lunga. Eccolo. Ecco il mezzo che porta in cima. Ed ecco la fila. Mamma mia. La navetta che porta su costa pochissimo, 2,50 euro, però la evitiamo perché c'è una fila tipo di mezz'ora lì e sinceramente a piedi ci mettiamo 10 minuti, quindi ce la facciamo a piedi, va. Qui si continua a salire di brutto, olio. Porca miseria, quante scale. Mi trovo sulla parte più alta e una cosa incredibile, a parte il frastuono delle onde, c'è una vista spettacolare. Meno male che oggi non c'è nebbia. Guardate là che costa, raga. Ecco tutto Nazaré. Mamma che roba. Ma sono italiani questi.
vado. Ragazzuoli, sono nella fortezza e praticamente si inizia così. Ci sono delle tavole da surf. Queste tavole appartengono a chi ha cavalcato le mega onde. Ci sono anche degli italiani. Praticamente, se non erro, nel 2018 ci fu un'onda che raggiunse 35 metri di altezza. E perché si creano queste onde altissime? Perché qui praticamente termina un canyon di 230 km di lunghezza e 3000 metri di profondità. Quindi si creano queste correnti ed ecco qua il risultato. Ora come ora, sì, le onde sono alte, ma non sono altissime. Diciamo che la stagione delle onde qui è da ottobre a marzo e nemmeno tutti i giorni, quindi comunque sia non è nemmeno tanto semplice beccare proprio quelle onde super alte. Però già così, raga, tanta roba, cioè si vede proprio la differenza tra il nord del promontorio e il sud, cambia tantissimo. Se cado da qua non la racconto. Giusto per farvi capire di che cosa stiamo parlando, cioè, questo è il canyon di cui vi parlavo. Praticamente qui c'è il faro e guardate qua che roba. Mamma mia. La spiaggia da notte, cioè quella dove ci sono le mega onde, la visitiamo domani, anche perché una volta lasciato il camping devo fare quella strada, quindi non conviene scendere ora per poi salire, perché già ho fatto un sacco di strada che devo rifare domani. Così almeno ci passiamo, andiamo proprio sulla spiaggia e le vediamo proprio faccia a faccia, raga. Mamma mia, dove vado? There's a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart goes slowly, somewhere in the way. Cosa c'entro io con il circo? Sono un pagliaccio? Ah, sono io il pagliaccio, tu sei il pagliaccio. Praticamente il mio cognome in portoghese vuol dire in questo. Ok, per oggi basta così. Nazaré è bellissima. Allora, non ci sono quelle piazze grandi, quelle cose che comunque ho visto nelle grandi città. È più un paese normale, dove appunto ci sono un sacco di abitazioni. Però il lungomare è molto caratteristico. Poi c'è appunto la parte alta stupenda, il faro e tutto il resto, molto carina e da visitare assolutamente. Mi dispiace per le onde che non sono molto alte, però già così fanno un bel effetto. Non vedo l'ora di raggiungere la spiaggia nella prossima tappa per vedere tutta la potenza dell'oceano. Ah, sono in tenda e niente, ragazzuoli, si sta alzando un bel po' di vento. E quindi niente, oggi la concludiamo così. Domani riprendiamo il cammino, visitiamo la super spiaggia e proseguiamo sul nostro percorso. Vediamo dove arriviamo. Con la speranza che anche questo altro video vi sia piaciuto, non dimenticate di mettere un mi piace, di condividere e iscrivervi al canale. Detto questo, il vostro Nazi vi saluta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli!